Il vero problema ora dell'emergenza urgenza, diciamocela francamente, è la mancanza del personale. Mancanza del personale, soprattutto medico, perché c'è una perdita di vocazione da parte dei medici per fare questa specialità, dovuta probabilmente al lavoro soffocante, e l'altro, cercare di elevare il livello del personale infermieristico a un target superiore, di modo tale da fare in modo tale che i medici possano veramente fare quello che gli compete per la loro specialità. Si è parlato anche della medicina di emergenza-urgenza al 18° Forum Risk Management in Sanità, realtà sempre più sull'orlo di una crisi di abbandono, a mancare specialmente medici, una problematica che ormai va avanti da anni. Noi bisogna alzare il livello tutti, questo sarà di sicuro, a mio avviso, il futuro che dovremo affrontare, perché se no difficilmente ne usciremo. Certo, poi c'è le tecnologie, c'è i software, c'è tutta una serie di situazioni che aiutano i medici per togliergli la parte burocratica, è molto importante. Il pronto soccorso, c'è un'alta percentuale di tempo perso in burocrazia, anche quello sarà un qualcosa di importante da fare. Nell'ambito del 18° Forum Risk è stata anche organizzata una gara di simulazione in emergenza-urgenza denominata Prima Coppa Simeu, che ha visto partecipare 6 squadre della regione Toscana. A risultare vincitore il team del pronto soccorso di Arezzo. La simulazione in tutte le specialità mediche è fondamentale. Nella medicina d'urgenza direi più che fondamentale, quindi siamo contenti di aver fatto questa manifestazione in cui c'erano molti giovani ma anche non giovani, con squadre fatte da persone che lavorano insieme, quindi con dei medici, degli infermieri, degli OS che lavorano tutti i giorni al loro fianco, quindi un qualcosa che va veramente oltre la simulazione. E poi alla fine niente, siamo riusciti, sono felice per il mio gruppo d'Arezzo che ha dimostrato che insomma le competenze ci sono, la voglia c'è e andiamo avanti.